oggi mafia, corruzione, la sfida del noi. Cos'è la sfida del noi? Beh, l'assunzione di responsabilità da parte di tutti. Il cambiamento veramente ha bisogno di ciascuno di noi. Dobbiamo unire forze degli onesti per diventare una forza etica, politica, sociale, di cui culturale, perché c'è veramente bisogno di un risveglio delle coscienze. E credo che se c'è una riforma importante da fare nel nostro paese, innanzitutto è un'autoriforma, la riforma delle nostre coscienze, quindi siamo chiamati ad assumerci di più la nostra parte di responsabilità per essere cittadini responsabili, non cittadini a intermittenza secondo dei momenti e delle emozioni. Ecco, il cambiamento ha bisogno di ciascuno di noi, dobbiamo essere parte di questo cambiamento. E devo dire di più, io credo che la speranza del cambiamento ha bisogno che anche noi diventiamo un segno di speranza, e quindi vuol dire impegno da parte nostra. Io credo che consapevolezza e responsabilità non devono avere una congiunzione, ma deve essere un verbo. Responsabilità vuol dire essere consapevoli, quindi vuol dire conoscere, perché la conoscenza è la via maestra del cambiamento. È un master da 7 anni, appunto, da 7 anni, su un tema non facile, ma con grande intuizione di chi l'ha proposto, che si è allargato, che si è sempre più costruito e che sta per fare ancora dei salti maggiori per coinvolgere altre realtà, che ha già formato tanti giovani che si sono fatti, si stanno facendo moltiplicatori di questa coscienza, di questa consapevolezza e responsabilità in giro per l'Italia. Credo che sia un dato che dà onore a questa facoltà universitaria, a chi la porta avanti, e da allora anche a questi ragazzi che si affacciano con la voglia di capire e di scendere in profondità.